Beh, un bel impegno non solo per la giunta, ma per tutta quella che è stata la macchina comunale, la protezione civile, i vigili del fuoco, tutti quelli che sono intervenuti, i volontari. Devo dire che sono stati in tanti, hanno lavorato in maniera veramente impegnativa e impegnata per 4-5 giorni. E le operazioni, sapete che il rinvenimento dell'ordigno è avvenuto di martedì, le operazioni sono concluse di fatto la domenica e ancora sono in corso tutte quelle che sono i trasferimenti del materiale, il ritorno del materiale al deposito della Protezione Civile. Quindi l'impegno è stato parecchio, è stato da parte di tutti e fortunatamente le cose sono andate per il verso giusto. E fra questi sono la metà di sindaco per la durata di questa evacuazione. La durata non è stata decisa da noi, è stata imposta da quelle che erano le modalità di visi innesco. Quindi c'è stata indicata da parte dei militari una prima zona di rispetto, poi abbiamo dovuto coordinare le operazioni per garantire il trasferimento in sicurezza di 11.321 persone. Questo ha comportato insomma, una fase organizzativa abbastanza complessa. E poi c'era da valutare la compatibilità con gli impegni anche dell'esercito, quindi c'era una serie di scadenze temporali da rispettare che hanno determinato non un allungamento, ma una tempistica come quella che è stata fatta.